Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. È il momento di provare Manor Lords, questo simulatore city builder medievale per certi versi, ma con anche del combattimento. Un gioco molto discusso, molto chiacchierato, che sta andando molto bene in accesso anticipato anche su Steam, è tra i più venduti e anche molto giocato. Un'altra particolarità di questo Manor Lords, sviluppato da una singola persona ed è incredibile, adesso anche vedrete un po' anche banalmente graficamente, ma insomma anche come funzionalità è molto interessante, che sia stato fatto da una sola persona è assurdo, anche se da quanto ho capito poi si è fatto anche un po' aiutare da qualcun altro, però in linea di massima una persona sola. E in questo accesso anticipato siamo, e in questo momento io vi faccio vedere il video da Game Pass, perché è presente sia su Game Pass Xbox che su PC. Sto giocando su PC, però se volete c'è anche su Steam, potete comprare l'accesso anticipato su Steam, e se volete ancora, in questo momento è molto scontato anche su Steam, ma è ancora più scontato se volete su Instant Gaming, cioè praticamente vi costa tipo 20 euro, è secondo me un affare, perché sembra veramente un gioco molto figo. Graficamente abbiamo tutte le opzioni possibili immaginabili, tutto sommato è abbastanza ricco, anche se siamo in accesso anticipato. È presente anche il DLSS Nvidia ed è presente anche l'italiano, quindi molto bene per essere comunque ancora in accesso anticipato. Facciamo una nuova partita e vediamo un po' come funziona. Io ho fatto una prima partita di prova per, insomma, non essere super impreparato, perché comunque c'è molta profondità nel gioco, è abbastanza intuitivo tutto sommato, però c'è molto da leggere all'inizio e un po' da capire, quindi non è facilissimo, soprattutto se non siete avvezzi a giochi strategici di un certo tipo. E comunque, cominciamo. Facciamo una nuova partita, mettiamo il nostro bel nome, chiamo Luke. Scegliamo un ritratto a caso, facciamo questo che sembra, non so, un mercante veneto, non so, del 1600. C'è una bella varietà anche per il vostro simbolo araldo, potete fare tante abbinamenti tra motivi, sfondi, simboli, colori, tutto quanto, però adesso non ci interessa particolarmente, quindi andremo totalmente a cazzo di cane, non importa, per il video. E come modalità di gioco per adesso si può scegliere tra vari scenari, uno diciamo più incentrato sul city building, proprio l'intento è quello di costruire una città partendo da un villaggio, poi si può anche aggiungere anche lo scenario dove bisogna anche conquistare dei territori e vincere la mappa. Oppure si fa una cosa simile al primo, quindi sopravvivi a tutti gli attacchi, però raggiungi anche l'insediamento di città grande. Quindi è tipo questo, però è molto più difficile perché ci attaccano nel frattempo in realtà. Quindi non è di conquista, è di difesa, una sorta di difenditi, costruisci e cerca di far crescere la città. Ci sono anche tre modalità di difficoltà, facile, predefinita e difficile, che vanno a cambiare questi parametri, che comunque sono anche cambiabili singolarmente, quindi potete fare anche una partita totalmente custom, quindi molto molto bene da questo punto di vista. Facciamo una partita predefinita a solo costruiamo la città, anche perché comunque il video sarà solo di presentazione, piccolino, breve, d'inizio, quindi non arriveremo minimamente allo stadio di costruire una milizia e di combattere. E comincio. Il gioco è veramente figo, per quel poco che ho già giocato mi sono rimasto impressionato, soprattutto perché abbiamo una possibilità di zoom in e zoom out notevole, e soprattutto perché tutti i singoli membri del nostro villaggio, le nostre famiglie, sono simulati, cioè quello che gli dite di andare a fare lo fanno proprio fisicamente, compreso portare i legni e tutto quanto. Come vedete basta allargare indietro la mappa con la rotella e vedete tutta la mappa della zona, che è stata creata chiaramente in maniera randomica, quindi poi tra una partita e l'altra sarà diverso. E semplicemente zoomando, senza neanche premere qualche tasto, si entra di nuovo nella visuale e si può arrivare proprio a terra, no? Come vedete si può poi proprio stare lì a fare lo stalking di cosa fanno i nostri abitanti. E addirittura poi c'è anche una modalità del signorotto, dove possiamo andare in prima persona a visitare il nostro villaggio, che
anche se adesso c'è una sensibilità altissima e non so neanche dov'è il villaggio rispetto a dove siamo noi. Forse lì, lo intuisco. Non lo so. Ah no, è qui, ok. Quindi possiamo vedere poi, una volta che cominciamo a costruire un po' di cose, proprio fare le ispezioni in terza persona. Cioè, è incredibile. Sono impressionato, onestamente. Dopodiché possiamo uscire e giocare. L'obiettivo chiaramente è quello di costruire, diciamo, la nostra città, il nostro feudo addirittura, partendo da queste cinque famiglie. All'inizio ne abbiamo cinque famiglie che dobbiamo allocare e fargli fare cose. Qua abbiamo tutte le nostre funzionalità sotto per costruire strade oppure edifici, chiaramente, raccolte di alberi, di legna. C'è una differenza anche tra la legna per costruire gli edifici, la legna da ardere, ovviamente cibo, raccolta di bacche, raccolta di carne. Insomma, è abbastanza deep la cosa. Ci sono veramente le case, i pozzi, la chiesa, perché dobbiamo far sì che ci sia un po' anche di fede nel medioevo, se no la gente non è contenta. E tutto quanto, insomma, cose che potete immaginare. Non solo, poi c'è anche qua la possibilità di vedere i layer del terreno, quindi dove c'è l'acqua, perché ovviamente mettere un pozzo dove c'è l'acqua è meglio, la fertilità delle colture, quindi qua per esempio è fertilità del farro specificatamente, quindi qua è molto buono il farro, qua magari meno, la fertilità del lino, ho capito, la fertilità dell'orzo, la fertilità della segale e poi ci sono anche altre cose in fase di sviluppo, quindi nessuna sovrapposizione, c'è della profondità, assolutamente. Quindi si inizia con l'obiettivo qui è costruire una città grande e i primi obiettivi chiaramente sono assicurarsi cibo e combustibile, perché qui noi abbiamo nei nostri menu sopra i mesi, numero di mesi prima dell'esaurimento delle scorte. Noi abbiamo bisogno che ogni casa che andremo fra poco a costruire abbia del cibo e del combustibile, questa cosa importante, no? Mangiare e stare al caldo, se no poi la gente si incazza. E vogliamo anche che le famiglie, diciamo, incrementino, ed è qua l'approvazione. Quindi controllo la crescita demografica e il morale delle milizie. Quindi noi vogliamo che stiano bene in modo che ogni tot le famiglie aumentino e quindi poi abbiamo una maggiore forza lavoro. Ok, quindi cominciamo, dai. All'inizio è importante avere la segheria per avere del legno con i tronchi grossi per poter costruire cose, anche se all'inizio iniziamo tipo qua con 8. Poi abbiamo bisogno della segheria certamente per creare le assi, mi sembra, o no? No, la buca del segantino crea le assi, vedete c'è già la complessità, quindi qualcosa per accumulare il legname. Qualcosa per tagliare il legname e fare le assi e poi qualcosa per invece prendere della legna da ardere, già tre tipi di legna diverse. Abbiamo anche il capanno di guardaboschi che serve a ripiantare gli alberi che andiamo a tagliare e poi il campo di caccia è quello delle bacche, perché se noi allarghiamo vediamo che qua per esempio c'è un deposito di bacche, qua un deposito, cioè un posto ricco di animali, qua c'è l'argilla, qua pietra grezza, qua ferro, quindi poi man mano che avremo più forza lavoro possiamo espanderci ancora di più. Quindi comincerei con salvataggio, c'è cioè l'autosave ovviamente, comincerei con la legna da ardere perché è importante e magari la mettiamo vicino qua. Possiamo girare ovviamente anche la camera e qua abbiamo le bacche, ok, quindi sarebbe ideale magari mettere segheria qua, poi legna da ardere qua, poi cibo, bacche, qui proprio vicinissimo e vedete loro già partono chiaramente a fare le cose. È importante capire poi che bisogna attribuire le famiglie alle varie stazioni di servizio. Per
più persone ci sono, più poi quella funzionalità viene utilizzata in maniera efficiente. Però dobbiamo magari lasciare sempre una famiglia senza incarico, perché quelle senza incarico sono quelle che poi effettivamente costruiscono materialmente le cose. Se tutti sono impegnati in una location, in realtà non c'è nessuno che costruisce. Ma qua ci sono ovviamente le notifiche rosse che ci dicono quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. Per esempio ci dice che sono tutti senza casa ed è un problema, che abbiamo bisogno di un granario per conservare chiaramente le risorse di cibo principalmente, e poi anche abbiamo altre risorse esposte, quindi servirebbe un magazzino. In magazzino un po' tutto effettivamente. Sotto abbiamo anche la velocità normale è veramente molto pacifica e lenta, proprio super chill, però possiamo andare anche 4x o 12x. 12x, vedete, vanno a costruire tutto subito molto velocemente. E poi ovviamente noi ci impostiamo un po' la situazione. Le strade, da quanto mi è sembrato, sono abbastanza gratuite da fare e molto intuitive. Vedete che queste palline sono dei punti di aggancio per facilitare la costruzione della strada, che in realtà, come vedete, in realtà è molto facile. E poi martello, boom, strada costruita. Ovviamente la strada favorisce la velocità di movimento sia delle persone che dei buoi e tutto quanto, e quindi è tutto più facile poi muoversi e fanno le cose più efficientemente. Allora, loro vogliono le case, quindi costruiamo le case. Perché le case è anche interessante come vengono costruite. Qui c'è la situazione, le burgage, non ho idea di come si pronunci. Praticamente voi scegliete 4 punti e lui vi dà la preview di quante case ci sono. E ci sono o singole case o case con l'espansione. E dipende ovviamente quanto è grande e quante risorse servono per farle. Per esempio una roba così, 8 legni, ovviamente è troppo. Perché per esempio per ora ne abbiamo solamente 3. Quindi magari facciamo una cosa del genere. No, già ecco, troppo. Ho esagerato. Abbiamo pochi legni. Allora, ho capito. Possiamo assegnare la segheria qui per creare legname. Ok, una famiglia, anche 2 famiglie, e una famiglia per il legno invece da fare le travi. Ok, e magari qua l'abbiamo creato, sì, possiamo mettere uno a fare le bacche, quindi abbiamo uno libero, una famiglia libera e gli altri tutti impegnati. Qua potremmo fare una strada, anche se non si vede un cazzo, perché ancora non l'hanno costruito in realtà. Vabbè. Facciamo una strada così, così ci arrivano più velocemente. E la casa, ok. Abbiamo quanti legnetti? No, non ne abbiamo più di grossi. Forse mi sono sbagliato. Segheria. No, è giusto, la segheria. È che sono lenti. Aumentiamo la velocità del gioco, così vediamo di avere qualche legnone grosso in più. Abbassiamo un secondo, poi passa anche ovviamente il tempo, le stagioni, anzi le stagioni qui ci sono, gli anni, poi ci sono anche, bisogna fare proprio le fattorie, i campi, il bestiame, il mercato, lo scambio di beni con gli altri avamposti, gli altri villaggi, eccetera eccetera. Insomma è un casino e c'è una profondità notevole. E insomma è veramente qualcosa che può tenervi impegnato per un sacco di tempo. Abbiamo un problema di legna forse. Abbiamo poca legna e forse ho costruito troppe cose velocemente, e quindi adesso per fare le case è un problema. Qua c'è ovviamente il tutorialino del di come funziona la casa. Ok. Ah, ok, esatto, così. Questa è una casa. E poi diamo l'ok. Abbiamo un solo legname. Ci serve più legname. Con tutto che qua ci sono 2 persone comunque, quindi dovrebbero sbrigarsi. Vabbè, velocizziamo un pochettino. Mettiamo 12 per, così insomma si sbriga un attimino. Le scorte esposte sono fradice. Perché non c'è un magazzino forse. Aspetta un po'. Un magazzino. Allora qua, questo è il simbolo della logistica.
Granaio magazzino, ok. Mettiamolo qui. Possiamo anche mettere la priorità. Se mettiamo altissima priorità dovrebbe costruircelo subito, però ha bisogno di chiaramente i materiali. Vediamo un po' se ce lo costruisce, perché c'è una famiglia libera senza incarico, e quindi vai. Ci serve legno, ci serve legno. Qui ovviamente abbiamo un recap un po' delle cose. Quindi costruzione, cibo, combustibile, colture, materiali per la creazione, prodotti, militare. E qui, come avevo detto prima, c'è un recap delle problematiche. Ci serve un granaio e ci serve un magazzino. E ci servono le case. Però ci serve anche la legna, in questo momento non abbiamo. Nonostante ci siano due persone a segare. Magari togliamo uno da qua, lo mettiamo qua, andiamo in full segheria. E abbiamo anche un magazzino. Deposito generico pieno. Ho capito. Questo è il magazzino, questa è la casa. Vediamo se possiamo fare altre case. Ok, cerchiamo di estendere questo. Altre due case. Ah, ok. Abbiamo ben 7 legnami, a voglia. Noi abbiamo 5 famiglie, quindi idealmente 5 case. Ok. Abbiamo finito il legname, a posto. Però le case adesso verranno costruite. Mettiamo 12 per, così ci sbrighiamo. Nel frattempo facciamo un po' più di strade. Possiamo unire tutte queste. Un po' a cazzo di cane, oserei dire. Vabbè. Non bellissimo. Ah, perché ho fatto l'entrata qua. Va bene. Vabbè, facciamo la circonvolazione. Ok. Va bene. Ora costruiranno a 12 per. C'è una sola famiglia che costruisce, però per esempio potremmo togliere qua una persona o anche due. Ora abbiamo 3 famiglie che possono costruire e quindi vedrete che qua è super veloce. Cioè, una volta che voi capite un po' la base di come funziona il tutto, potete tranquillamente andare a 12 per velocizzare il tutto. Chiaramente non è che dovete aspettare 1000 anni prima che costruiscono tutto. Vediamo un po' di risolvere qua le problematiche. Nel frattempo potremmo fare anche un granaio e anche un pozzo. Quando mettiamo il pozzo ci evidenzia già dove c'è l'acqua. Io direi di fare un pozzo qua, proprio vicino al campo. E poi potremmo fare un mercato, forse un po' presto. Potremmo fare la chiesa, forse un po' presto. Forse anche dei cadaveri, per moriranno i nostri concittadini, i nostri paesani. Poi c'è anche la cosa per, chiaramente, le bestie, i raccolti, per le pecore, per i buoi, però quelli bisogna comprarli, bisogna scambiarli, cioè un pochino più di tempo, all'inizio non si fa. E poi cosa potremmo altre fare? Il granaio, ecco, già mi ero scoltato. Il granaio sarà qua, granaio. Mettiamolo qua. È un po' a cazzo di cane il tutto, però ok. Vedete che siamo a 12 per, quindi vanno super veloce. Abbassiamo un po' la velocità. Come vedete, hanno costruito tutte le cose. È tutto molto organico. Tutto molto... Una volta che capite un attimino, è passato un po' a capire le cose, è abbastanza fluido, tutto sommato. E poi è proprio bello esteticamente, molto pacifico. E poi vedete che ogni singola persona fa le sue cose. E... non solo, ma noi possiamo anche poi avere oltre altre statistiche per ogni singolo edificio per controllare meglio. In particolare le case, vediamo che hanno accesso all'acqua perché gli abbiamo messo il pozzo qua vicino, e il livello di fede. Dovremmo alzare anche il livello di fede per aumentare, diciamo, la loro felicità. Più sono felici, più abbiamo approvazione, più
è facile che arrivino nuove famiglie. Più famiglie abbiamo, chiaramente, meglio tutto funziona. Potremmo metterne uno qua che gestisce il magazzino, ma qua l'hanno finito. Questo sta pensando alle bacche, va bene. E qua c'è la caccia. Ecco, potremmo mettere qualcosa qui vicino per la caccia, anche volendo. C'è anche il mulino, allevamento di pecore, pascolo, fattoria, campo, forno comune, però prima magari le cose più basiche, tipo la caccia. Messo lì. Una stradina che unisce qua, diritta di per diritta, perfetto. Mettiamo altissima priorità, vedo che lo vadano a fare velocemente, vedete che vanno. Abbiamo due famiglie addirittura per costruire in questo momento. Abbiamo risolto un po' di problemi. Deposito generico pieno. Risorse esposte, granaio, ma il granaio non l'avevo fatto. Vabbè, mettiamoci una famiglia al granaio, tanto una rimane libera. Magazzino e granaio. In realtà abbiamo il magazzino al granaio. Ok. Togliamolo da qua. E mettiamolo qua. E poi ci dice che il numero di mesi prima dell'esaurimento sono 2. Perché abbiamo cibo per 12 mesi, abbiamo un botto di cibo e combustibile per 2 mesi. Ok, quindi potremmo togliere qualcuno forse da qua e metterlo nel segantino. Perché il segantino... No, il segantino no. Non è il segantino. Ah, ho sbagliato. Dov'è quello là da ardere? E il rifugio del boscaiolo. Madonna, siamo senza il rifugio del boscaiolo. Grande, grave problema. Ecco. Eravamo senza legna praticamente. Da ardere. Altissima priorità. Subito. Venite qua a costruire. Stavano morendo tutti di freddo. Aiuto. Ok. Deposito generico premio. Ripieno. Ok, mettiamo 12 per. Vai, vai. Pa, 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 pa. Posto. Ci mettiamo una persona. Questo creerà la legna da ardere che poi servirà per le case, ok. Per aumentare la popolazione devi avere abbastanza burgage liberi e il tuo tasso di approvazione. Ah, liberi, quindi forse ne vuole un altro. Quindi in eccesso rispetto alle famiglie, quindi mettiamone uno in più. Ok, 2 in più. A posto. Quindi abbiamo anche 2 case in più, quindi si spera che, ecco qua, 5 più 2. Perfetto, ce lo dice. Dobbiamo sperare che siano abbastanza contenti. Potremmo fare anche una chiesa, chi lo sa. Ci mancano 5 legnetti. Perché io qua non ho messo più nessuno. Da chi possiamo toglierli? Togliamo dal segantino. Lo mettiamo qua. Velocizziamo un pochettino. Abbiamo 3 legname. Quanto ce ne serve per la chiesa? 5. 4 legname. 5 legname, ok. Riabbassiamo la velocità. Facciamo anche la chiesa. Chiesa potremmo farla da quest'altro lato. Vabbè. Tanto le strade sembra siano gratis, non mi sembra che costino qualcosa.
E poi mettiamo l'altissima priorità. Mettiamo 12 per. Vediamo che succede. Abbiamo uno spazio abitabile per 7 famiglie, anche se le famiglie in questo momento sono 5. Voglio vedere se sale l'approvazione in maniera significativa adesso che ci sarà la chiesa. Ma non ho fatto la chiesa, ho fatto una taverna. Cazzarola, ho sbagliato. Però è meglio una... Manchia, la chiesa è gigantesca. 20. E coglioni. Ok. Va bene. La stanno costruendo. Che fa la cattaverna? Soddisfa un livello di requisito intrattenimento per i burgage. Come molti dei tuoi cittadini hanno bisogno di birra per funzionare. Ah, ok, quindi non serve un cazzo a taverna se non ho la birra. La birra? E come si fa la birra? Ci vogliono i campi, bisogna coltivare tipo il luppolo. No, lì non ci sono mai arrivato, ragazzi, non è la più pari idea. La birra? Mercato, mulino a vento, cereali in farina, fattoria, campo, colture, lino, orzo, poi l'orzo ci voleva forse. Ok, quindi un campo, farro, lino, orzo. E vabbè, non è posto di orzo. Però voglio vedere la chiesa, se mi alza l'approvazione. E vediamo soprattutto la chiesa cosa fa. Soddisfa un livello di requisiti di fede per i burgage. Fornisce terreno consacrato per la sepoltura degli abitanti deceduti. I lavoratori diventano becchini. È incredibile questo gioco. E questa è solo la parte di costruzione, diciamo, della città, del paesino, ecco. Poi ci sarebbe anche tutta la parte militare che ignoro. Quindi, insomma, capite bene che c'è un certo livello di profondità, ok? Quasi finita la chiesa. Però non c'è stato un salto di approvazione particolare. Assegniamoci qualcuno. Vedete? Poi ti dice anche quelli assegnati fisicamente chi sono, dove sono, cosa stanno facendo nella loro vita. Trasporta, becchino. Ok, speriamo che non muoia nessuno. Però l'approvazione non è salita. Onestamente, come far salire l'approvazione ancora non è che l'abbia capito molto. E poi si potrebbe fare il mercato per cominciare a fare il trading con gli altri posti vicini, magari con una risorsa che avete, diciamo, più abbondante. Per esempio qua c'è un sacco già di legna da ardere, possiamo anche elevare il tizio alla legna da ardere perché abbiamo ben 10 mesi di risorse. Vedete, abbiamo compensato. Ora abbiamo 17 mesi di combustibile e 10 mesi di cibo, quindi possiamo anche togliere qualcuno da altre funzionalità per favorire altre che magari ci servono. Potremmo mettere uno qua alla taverna, però mi sa che senza birra non funziona. Occupa questa sensazione. Però nel frattempo abbiamo guadagnato un 2% per la fede è importante. Nel Medioevo la fede è importante. Bene ragazzi, questo voleva essere un po' il mio showcase. In tutto questo magari andiamo in prima persona, cioè in terza persona, e esploriamo il nostro villaggio. Tutte le cose belle che abbiamo costruito. C'è una enorme profondità. Sono abbastanza scioccato che tutto questo sia stato partorito dalla mente, delle capacità di una singola persona. E in realtà qua ho visto forse il 2% del gioco ancora, quindi insomma. Impressionante. Se volete lo potete provare appunto sul Game Pass se l'avete attivo, sia Xbox su PC, oppure appunto è accesso anticipato su Steam, ma è scontato su Steam e se volete su Instant Game è ancora più scontato. Riguarda sempre accesso anticipato, quindi con tutti i disclaimer del caso, però
Così, a occhio, direi che questo è un gioco che merita moltissimo, anche merita eventualmente solo l'incoraggiamento economico, anche se non lo volete giocare subito, volete aspettare, magari potete supportare lo sviluppatore comprando l'accesso anticipato. È una discreta figata. È una discreta figata, per tutti gli amanti del genere è una discreta figata. Credo proprio di sì. Detto ciò ragazzi, io chiudo quel video, fatemi sapere un po' cosa ne pensate anche voi di questo Manor Lord, l'avete provato, non l'avete provato, vi ha colpito, non vi ha colpito? Scrivetemi tutto quello che avete sotto nei commenti. Noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione, statemi sempre bene e alla prossima. Ciao ciao.